Riprendiamo da dove eravamo rimasti. Ok, siamo arrivati al bivio. Siccome ho visto che mancano solo 6 chilometri da qui alla vetta del Pordoi, quasi quasi, anche se doveva essere una giornata di riposo, proseguiamo. Quarto giorno sulle Dolomiti. Passo Pordoi da Canazei. In questo video dal bivio fino al passo Pordoi. Ancora un po' di neve sulla pista di sci. Siamo di fianco alla pista di sci e a un ponte che permette alla pista di scavalcare la strada. Punto di ristoro e forse anche belvedere. Tutti sul Pordoi oggi, eh? Ciao. Ciao. Spettacolo. Cinque chilometri al Pordoi. Pendenza media 6,7.
Hotel Bella Vista. Tre stelle. Belvedere. Mi via. Ci va su. Tornante 15, 1934 metri. Altitudine 2000 metri e vai. Buona. Sedicesimo tornante, 2028 metri.
chilometri, al Pordoi 3. Bene. Quasi fatto, dai. Tornante 17, 2086 metri. Tornante 18, 2102 metri. Tornante 19, 2110 metri. km da Rabba, non ce ne frega niente di Rabba oggi. Ciao. Tre ciclisti. Ciao. Ciao. Thank you.
pennante 20, 2147 metri. Pentuno, 2155 metri. Tornante 22, e però non ci dicono l'altitudine. Se la sono fregata. Ultimo chilometro al passo Pordoi. Tornante 23, 2170 metri. Tornante 24, 2180 metri. Tornante 25, 2184 metri. Tornante 26, 2202 metri. Tornante 27, non si sa la quota. E il Pordoi l'abbiamo fatto da tutti e due i versanti. Olè, siamo quasi. Yeah. Passo Pordoi, ultime centinaia di metri. Passo Pordoi, 2239 metri. Olè. Eccolo, conquistato. E siamo arrivati anche al Pordoi, dal versante di Canazei. Quindi da questo versante sono 12 km di salita. Credo, poi ve lo confermerò, che sia un horse category da questa parte, da Canazei. Ciao! Ciao.
andiamo a vedere il panorama anche un po' dall'altra parte. E quella è la salita che abbiamo fatto ieri da Rabba. Questo video è finito, metti mi piace, iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno pubblicati. Guarda altri video, ce ne sono di vari generi. Questo giro continua, guarda i prossimi video, ciao, alla prossima!